Ben ritrovato su immaginami.org, torniamo a parlare di cultura legata a Expo, ma non solo, una cultura che va aiutata tutto l'anno, non solo con qualche micro evento, continuativamente con finanziamenti, con spazi. Penso ad estendere alle realtà musicali le convenzioni che già oggi ci sono con i teatri per dare delle certezze a vecchie e nuove realtà che vogliono crescere. Penso a dei contributi del comune, della provincia e della regione per adeguare gli spazi per performance dal vivo, musicali, teatrali, di danza, visti i problemi con le condizioni di sicurezza degli ultimi periodi. Penso a dei bandi anche per realtà giovanili nuove. Fino a ieri il comune ha finanziato chi già esisteva e operava da uno, due o tre anni. Si può finanziare anche il nuovo se è innovativo, se è interessante, se è emergente, se ha un progetto serio. Quindi per dare spazio anche a nuovi soggetti di crescere e offrire cultura. Penso a un punto di incontro e di pubblicizzazione, perché spesso e volentieri Milano non riesce a divulgare il tantissimo che ha. E se mi viene in mente uno spazio fisico, penso al Dazio di Piazza Sempione, che è chiuso da 20 anni, sta cadendo a pezzi e potrebbe essere la vetrina di Milano e di tutte le sue realtà culturali. Si può fare tanto non spendendo troppo, promuovendo. Raccolgo su immaginami.org altri eventuali spunti, perché da giugno bisogna cominciare a lavorare.